Sembra vincere veramente Mr. Gufo. Leonard però
non è qui a curare le biciclette. Sicuramente sarà un match dove Gufo vorrà fare il match, vorrà dominare, cosa che secondo me ha fatto ben poco in quella di Civilization Coming. Vediamo se riesce. Bello questo vertical suplex. Subito Mr. Gufo mette il sigillo immediatamente per Power Slam. Leonard è venuto qui un po' a scherzare, secondo me, contro questo Gufo, che invece vuole, molto bravo nelle rivincite, vuole subito mettere tutti sulle, attenzione, tentativo quasi di sollevamento, forse per un super suplex, niente da fare, sollevamento invece lo esegue Gufo, questo back drop, ben eseguito, veramente schienamento, ma è soltanto conto di uno, troppo presto, dice Leonard, si prosegue. Leonard qui in casa, Russian sweep. Gufo sta dominando adesso, sembra nettamente più in forma rispetto alla scorsa serata. Civilization, forse troppa gente, non so, qui Leonard invece non riesce a mantenere la pressione di questo match titolato. Qui attenzione, Gufo lo va a colpire di nuovo, ma attenzione, tenta un sollevamento da lì, oh mio Dio, una power slam! Incredibile, che mossa da parte di Gufo. Solo un e mezzo, però si prosegue. È una grande resistenza, lo sta dimostrando, però insomma non credo che basti questa per vincere il match. High ship violentissima, attenzione, lo va a correre stavolta, finalmente flotto per DDT del campione television. Beh, essere campione television significa lottare ogni settimana. Leonard, il Gufo lo sa, Leonard lo deve forse imparare. Leonard forse ha sfruttato anche maggior freschezza rispetto a Gufo, che sta lottando veramente in ogni angolo del mondo. Qui intanto braccio di senz'altro da parte all'aste pendolo di Leonard, che sbaglia però colpevolmente questo spinning kick. Vale anche Gufo, però molti sbagli in questo inizio di match. Ma il match è stato 2 minuti e mezzo, 3 quasi. Gufo qui va a segno e ci va a segno con questo big boot. Poi i suoi pugni, sì, che ricordano quasi quelli stile Andrew Symark. Gufo rialza il suo avversario, attenzione, momento fondamentale, quale nodi d'arrivo, eh sì, e ci va a segno, connette con una delle sue tipiche manovre, ma tocca le corde con la mano. È peccato, perché questa per Gufo deve essere davvero una bella occasione. Ancora Atomic Drop qui, e poi che fa qui Gufo? Forse vuole sollevarlo per la big ending, forse vuole sollevarlo per la big ending, e invece no, ci ripensa. Allora tentativo di vertical suplex, andato a connettere molto bene. C'è il Gufo che mostra i muscoli, ma d'altra parte c'è Leonard, incredibile, transfer arm, e poi che fa qui una mossa stranissima, un half Nelson face buster quasi. Chiusura, attenzione, no, Jason Cushion non riesce, è incredibile, il Gufo l'ha anticipato, niente da fare, gomitata, uno dritto sul grugno, Leonard lo va a prendere ancora, momento importante del match secondo me questo. Ma sbaglia completamente qui, small package, schieramento immediato qui di Gufo, niente da fare. Allora lo va a prendere ancora in consegna, e poi face crusher, mamma mia ragazzi, cattiveria. Il Gufo lo lancia via, attenzione, momento importante, e non riesce con la sua power slam, invece la DDT di Leonard, che vuole la spear, la posizione era troppo avvicinata, forse la sua jump DDT, invece la flapjack. Incredibile, vuole riprovarci, vuole eseguirne un'altra di quella manovra, attenzione, momento fondamentale, jump DDT a segno, e può chiuderlo stavolta, 1, 2, oh, si salva per il rotto della cuffia. Attenzione qui, body slam, è pronto a chiuderlo, ma Leonard non si fa gabbare ancora. Match davvero ben combattuto da entrambi, dice, io sono furbo, dice Leonard, però attenzione, di nuovo Gufo lo va a prendere, prendono un backbreaker, schieramento, ci sono ancora le corde, in qualche modo non si sa come, salvano sempre Leonard, parato il colpo, lo butta giù Gufo, può
poi un po' lì alla zona addominale. Qui Gufo lo può prendere le spalle, invece no, Leonard che gli scivola le spalle, va segno in questo braccio teso. Oh, ci sono tutti i presupposti ragazzi per la spiera. No, niente da fare, Gufo qui, e via tutto. 1, 2, incredibile, e poi un'altra ciampa di DDT. Strepitoso Leonard, 1, 2, no, non basta, incredibile, ne seguite due, ma non bastano, le sue diritti in salto, le sue magnificenze, strepitoso Leonard però, grandiosi entrambi, Gufo gli manca la big ending, non riesce a sollevarlo, gli scappa sempre Leonard, è il momento più importante, ancora Gufo qui, lo prende le spalle, è il momento importante del match, back suplex, rotazione, temo siamo giunti ai momenti clou del match, forse al momento clou, schienamento, 1, 2, si salva di nuovo spinning kick, Gufo grande resistenza, se la vuole giocare da lì, se la gioca da lì, sbaglia completamente, che raccio, ci vuole vedere anche Gufo, ma anche Gufo va vuoto. Che errore da parte di entrambi i lottatori, secondo me. Schieramento qui. Soltanto uno però stavolta. Troppo presto. Allora, DDT! Qua ci ho messo un timbro. Leonard è pronto a chiudere, attenzione! È pronto! Con la sua Jason Cushion! Modificata! E la manovra del suo migliore amico. 1, 2, ma ancora non c'è il 3. Ancora non c'è il 3. Prova il colpo, attenzione! Che legnata ragazzi, ancora collisione, fai il big boot, e qui lo vuole chiudere, ce la spiera invece, te l'hai fatto, incredibile, 1, 2 e 3, che vittoria ragazzi, Leonard dal nulla riesce con la sua migliore manovra, con la spear. Grandissima affermazione, grandissima difesa del titolo Television di Leonard, che ci mostra una serie di manovre finali incredibile, la jump DDT, la Jason Cushion, la sfiera, che poi in realtà è quella la sua unica migliore manovra. Guardate qua, sta esultando Gufo, e invece è arrivata la spear da parte del lottatore biondo, del campione Television, che rimane tale dopo questo incontro. Bel match però ragazzi, davvero un match interessantissimo. Torniamo tra pochissimo dopo il pauso, dopo il braccio teso della pubblicità, per il match che vedrà Kratos affrontare il Cavaliere del Vento, il rientrante Six. WLF o TWF.
eccolo qui, il grande amico di David Johnson, il quale poi ebbe anche una bella faida. Andiamo a bestemmiare 36. Inoltre sono disponibili i biglietti per la WrestleMania 38, ragazzi, quindi fate presto, sarà un grandissimo evento, quella di marzo. Qui invece Six vuole pensare a questa sera per poter battere Kratos. Ricordiamo intanto il nostro main event, vedrà Symark difende il suo titolo WLF dall'assalto del vincitore della Rumble di due settimane fa, ovvero Clark Hammett. Veramente Kratos qua sfrutta la sua maggior potenza. Eh beh, sicuramente in quanto a potenza non c'è storia, però Six può dar lustro alla sua grande voglia di vincere, il suo grande rientro. Kratos non lo conosce questa atleta, è un ignoto per Kratos, un rebus da scoprire, però comunque Kratos quando ce la mette tutta, beh, è forte ragazzi. Qui Six la mette sullo stesso se sbaglia, ma voto anche bravissimo qui Six, va segno con questo neckbreaker davvero spettacolare. Six subito, forse si vede la ruggine da match, perché insomma una volta non li sbagliavo queste manovre, davvero portatore però strepitoso, però Kratos li dimostra che anche il greco si sa fare. Six forse ci si aspetta un po' troppo, no? Chi da chi torna, però Six è appena tornato di fronte a un avversario temibile come Kratos, che veramente lo sta riducendo in colo brodo. Entra a fare, bravo bravo Six in questa circostanza, che lo solleva e ben troppo, rotazione molto molto bene. E poi ancora Six con questo springboard crossbody, prende le misure, drop kick molto basso, ben portato peraltro da Six, te lo fa correre, invece Kratos a rocciare il tutto e va segno stavolta. Kratos non rischia, sempre manovre semplici le sue, ma efficaci come non mai. Six qua tenta di rocciare il tutto ancora, per fare clinch che viene vinto ovviamente da Kratos. Non c'è storia su quel lato, dai, non c'è storia. Ecco, la velocità sì, Six ci vuole riprovare, non so se la può avere, infatti power slam di Kratos, è la seconda volta che prova il paletto, la seconda volta che fallisce. Prima il springboard dalle corde andava bene, però ora veramente Kratos bomba viva, che botta incredibile ragazzi, una super Greek uppercut e qua il match è finito in game over. 1-2, oh, si salva, deve uscire velocemente Six e Kratos ancora la meglio. Six veramente deve tornare lì in letargo, chiaramente. Oh, qui Black Hole Slam, davvero senza pietà Kratos, davvero lottatore rinato sembra, dopo aver visto ovviamente anche Symark e Clark Hammett vincere la Rumble. Uno come lui d'altronde non può permettersi altri errori. Attenzione ancora, di nuovo Black Hole Slam, qui se Kratos trova la chiusura non penso che ce la possa fare. Shoulder Block, attenzione ancora, riesce in un altro backdrop, molto molto bene. Vediamo se Six voglia forse già chiudere. Oh mio Dio, body step, ce l'ha fatta, da un assetto bombo, no! Kratos lo aveva anticipato ed ora il match è nelle sue mani, ma prima gli dimostra chi è più forte. Non c'è storia, il match è finito ragazzi, Kratos ci sta scherzando, però il match è finito da dentro. Neckbreaker, mamma mia che potenza, ancora sì dai, Kratos non so cosa voglia dimostrare, forse di essere davvero il più dominante tra i due, però è chiaro la manda fuori la spazzatura, incredibile. Però qui sta sbagliato Kratos, poteva chiudere il match dopo la sua bomba andata a vuoto, invece no,
gli vuole far del male, gli vuole far del male veramente. Six allora ne approfitta, siamo intanto a 3. Già il main event settimana scorsa, scusate, di Civilization ieri sera è finito per conteggio fuori, speriamo che anche questo non finirà, anche questo per conteggio fuori, qui intanto perde un bel libro di Kratos. Siamo a 5 e allora Kratos rientra, importante è vincere anche per conteggio fuori. Siamo a 6, Six stesso non si rialza, ce la fa adesso, vediamo se, se riesce, springboard a Six! Oh, che errore, di nuovo! Braccio teso! Cosa fa Six? Nervo troppo! Sì, ma deve chiuderlo, deve chiuderlo, deve chiuderlo! Shoulder block! Non so se è una buona idea, non so se è una buona idea! Attenzione, infatti no, è la terza volta, è un'altra volta che erroraccio, Power Slam e poi niente da fare, Sixa riesce sempre a vincolarsi, Power Slam, schieramento improvviso del Cavaliere del Vento, ma niente da fare, niente da fare ragazzi, Sixa ci riprova, Springboard Cross Body, deve chiudere, ora o mai più, sa che è il suo momento, sa che è il suo momento, sì ma Kratos sa, lo prende in consegna, attenzione, momento fondamentale. Che fa qui Kratos? Oh mio Dio, sostanza triple power bomb direttamente all'esterno. Poi Titan Slam, la sua schiacciata titanica. Qui Kratos ha veramente chiuso il match. Tentativo di power bomb addirittura. E lui ha 6. Come ha fatto non lo so, come ha fatto non lo so, qui Kratos, siamo a 4, il match prosegue, ma Six che cerca di prendersi un grande vantaggio, sì vediamo, siamo a 6 intanto, l'albero, sì, attenzione Six rientra nel ring, però non si accorge qui di Kratos, entra a fare ancora Kratos, sembra averla meglio, lo gira Kratos e stavolta l'ha preso last drive powerbomb in arrivo ragazzi, per Six non c'è più nulla da fare, bel match da parte dei Cavalieri del Vento, ma qui c'è il pinfall, c'è il, non c'è il kick out, c'è l'1, il 2 e il 3, grande affermazione per Kratos, anche se sinceramente non era il Six dei bei tempi, quello che ti segue manovre davvero da un momento all'altro, quel Six veramente se n'è andato, però comunque sia non ha lottato male, Kratos secondo me avrebbe potuto vincere anche prima dopo la Swanton Bomb sbagliata, qui vediamo la body slam che poteva anticipare la Swanton Bomb, però fuori misura, arrivata alla fine a chiudere la last drive power bomb che è chiuso il match per l'1, il 2 e il 3. Questa è un'affermazione importante per il guerriero greco, che davvero può dir la sua da oggi in poi, certo bisognerà vedere anche il main event, perché se Clark Dormer dovesse vincere il titolo, Symark vorrebbe sicuramente un rematch, penso, e quindi almeno un altro paio di mesi in fada potremmo averli. Saremo a vedere. Eccola qui, è pronta per il suo match in palio, proprio il suo titolo WLF delle Divas. Pronta, Double Ace, Serenity Sharon qui a competere nel ring, la campionessa delle Divas WLF contro la sfidante appunto di Sub-Zero, avremo un rematch tra le due, in palio ovviamente il suo titolo. Sarebbe bello vedere un match come quello di Sub-Zero, ma ho qualche dubbio sinceramente.
pronta anche lei per questo match femminile, ragazzi. Oggi di Sean Philly nessuna traccia, ma probabilmente ne vedremo, ne sapremo qualcosa settimana prossima del nostro JM della WLF. È venuto un grandissimo spettacolo in WLF, certamente qui in WLF magari oggi non sarà come quello di CIVILIZATION HOMECOMING, è anche normale, insomma, non vedere, ci sono, sì, sono 6-3 titoli in palio anche questa sera, questo è il secondo match titolato, qua il nostro non event, ragazzi. Prima però poi di Survivor Series, molto bello peraltro, e poi il match per il titolo della WLF tra Andrew Symark e Clark Hammett, super po' di sistema della campionessa, cioè vuole difendere la sua corona a tutti i costi. Qui però c'è bellissimo colpo ancora Mega, riesce a mettere a segno una serie di manovre impressionanti e subito dell'una carrana. Serenity qua deve stare molto attenta, che Mega oggi è venuta qui per vincere la corona, l'ultima forse grande chance per lei, di che non so quando potrebbe averne un'altra. Running Bulldog, prima Running Snapper, poi ora Running Bulldog, manovre veloci, scattanti le sue, deve lottare in questa manovra, in questa maniera, scusate, poi più dispressa, molto molto aggressiva la campionessa. È chiaro, quando è di fronte una come Mega, che da un momento all'altro può tirarti fuori delle manovre incredibili, come quelle delle Frankensteiner, più Ragarrana, è importante vincere il match anche la svelta, mettendo sotto pressione costante il tuo avversario. Qui la pressione la esegue con questo random skill, molto molto bene, di nuovo un altro. E attenzione, perché vorrebbe già chiudere il match, è troppo presto secondo me, è troppo presto, prende le misure, la gira, attenzione, la roscia qui della Transilvania, non si fa gabbare, invece a lei metterà segno con la gamba slam, incredibile, sì, quasi la manovra finale di Mary Gossin, con caduta, non con caduta powerbomb, a sit out però, attenzione però, non ci credo, non ci voglio credere, che mossa stranissima, 1, 2 e non c'è il 3 per il rotto della cuffia, per il rotto della cuffia si salva. Qui però ne vuole fare, ne vuole seguire un altro, ne vuole seguire un altro, i fan lo vogliono, i fan lo vogliono, attenzione, momento importante, anche stavolta però non riesce a agganciarla le spalle, e attenzione qui manovra incredibile, Frankensteiner, un ragarrana pazzesca qui di Mega, che esce dal letargo finalmente. Serena Sharon forse si gioca il tutto per tutto, non so se è una buona idea, non so se è una buona idea, infatti no, è troppo lenta, non è che l'aspettava qua al varco veramente, aspettava al varco. Attenzione, tentativo di suplex diretto, Sharon che ora prende le misure, oh, troppo lontana forse, è troppo lontana, ma ci vuole provare, ci vuole provare lo stesso, non so, non lo so, non lo so, invece sì, Frankfurt Smash a segno, e qui potrebbe provare uno schieramento, 1, 2, si salva ancora, si salva ancora, oh, in pieno, tornando a schicca, ancora giù, Mega viene trascinata da una parte e dall'altra, ma finalmente Excelsior, forbice alla testa, un dropkick ovviamente fuori misura, e anche in questa circostanza troppo prevedibile la campionessa, deve cambiare strategia, cosa che non fa Mega qui, toss, tenta una reazione, il match è molto molto combattuto anche questo oggi tra le due. Qui tentativo forse di hai pull whip, la tira dai capelli, mamma mia questa mossa stranissima, e poi backbreaker, spezza schiena, ben portato sicuramente su Mega, 1, 2, si salva qui la roccia della Transilvania, poi ancora ci prova Ludis Press, ed è il momento di chiudere il match. Qui la rialza, deve chiuderla adesso, non riesce, gomitata dritta, aia, brutto colpo, attenzione,
stepper e poi va con il big boot, anzi con un dropkick violentissimo, ma c'è soltanto uno e mezzo. Si prosegue, il match è molto bello qui. Black Widow, attenzione, non l'ha chiusa bene, infatti deve mollare la presa, non l'aveva fatto chiusa bene, ma c'è mancato veramente poco per concludere il match. Qui intanto ginocchiata dritta, meglio vuole chiudere, si specchio, gli spegne l'interruttore. Incredibile, la schiena, 1, 2, si salva, e poi stepper, ci prova ancora, incredibile. Sharon vuole chiudere il match, vuole chiudere, attenzione, momento importante, spoppiaggio invece, 1, 2, incredibile, ancora, e stavolta ce l'ha, con il super crusher modificato, deve chiuderlo, 1, 2, 3, la campionessa difende la corona, Serenity di Sharon, double S, e ancora lei, in vetta, al mondo delle Divas WLF. Un'affermazione importante, torniamo però tra poco, prima il promo delle Survivor Series e poi il match valevole per il titolo WLF, il main event, e Symark, il detentore, contro il vincitore della Rumble 2022 della WLF, ovviamente Clark Hammett.